Range, drop the bass. Bella a tutti ragazzi, sono Medino. Prima che inizi il video voglio sponsorizzare un mio amico che è Mantex, mi ha davvero fatto un favore assurdo, quindi vi invito a passare sul suo canale, è davvero un bravo ragazzo, simpatico, sempre disponibile, quindi magari potete chiedergli magari qualcosa riguardo i video, gioca molto a FIFA, è molto bravo a quello, quindi vi invito a passare sul suo canale, lo trovate in descrizione, mi raccomando passateci perché merita tanto, quindi ragazzi ci troviamo nel video, peace! Bella a tutti ragazzi, sono Medino e bentornati qua sul mio canale con il settimo episodio del Road to 100.000 Kills. Andiamo a vedere subito quante ne abbiamo all'attivo, ne abbiamo 98.519 che sono, se non erro, all'incirca 1481 kills ci mancano. E mamma mia che matematico, proprio così in due secondi. E proveremo a fare un nuclear, perché? Perché la lobby mi sembra promettente, perché ad ogni modo ho trovato degli avversari per niente forti. Non ho cercato la lobby in quanto ho fatto una partita nella lobby di prima e sono morto a 20. Ho tirato giù tutto quello che potevo, mi sono incazzato tantissimo. Sono uscito dalla lobby, proprio rage quit, dato che è tirato uno forte, sicuro che questo qua è forte. Ho avuto proprio un rage quit, non neanche tanto, ho avuto proprio un rage quit di quelli cattivi. E ho trovato questa lobby, sono entrato a caso nella partita di prima che era già iniziata. E sono morto anche lì a 15, e allora adesso ho detto, beh, adesso faccio un nuclear. Mi sono messo le ricompense da nuclear e proverò a fare appunto quest'ultimo, perché nello scorso episodio ci sono andato vicino e questa volta invece voglio proprio il nuclear baby version 2. Second version. Per chi non avesse visto il video Nuclear Baby, vi invito ad andare a vederlo, un nuclear in live davvero epico, uno dei tre nuclear in live che ho fatto finora. Proviamo a fare questo nuclear. Io quando faccio nuclear in live li faccio sempre in solo, perché non mi piace giocare in gruppo, ragazzi. Lo sto ribadendo ogni video ormai, che appunto non mi diverte il gioco in gruppo. Ma non perché non mi, perché sono asociale o così, proprio perché non mi diverte sotto il punto di vista di gameplay. Sdraiamoci che ce n'è uno dall'altra, che se si alza mi fa il culo. Via, prendiamo questo qua che è qua. Il compagno sembra non volerlo prendere. Raga, fatemi sapere una cosa che... che culo. Ormai posso quasi dire che è una curiosità. O no, il cecchino. Allora ragazzi, voi avete il mio stesso problema? Il mio problema qual è? Che sto morendo tantissime volte, perché mi sa che ormai è diventata una moda, dai ragazzi che usano il fucile a pompa. Allora raga, è come questo, lo so già che questo qua mi ucciderà in serie. Allora, il fucile a pompa è un'arma come tutte le altre, quindi nessuno vieta di usarla, né qualcuno deve essere offeso per appunto l'utilizzo di quest'ultima. Mamma, se muoio così a una dal Vsat. Cioè, ragazzi, è un'arma facilitata, diciamocelo, è molto facilitata da usare il fucile a pompa. A parte il KSG, che magari può essere definita un'arma abbastanza ostica da usare, perché comunque ci vuole una buona mira. Ce l'ho dietro, ce l'ho anche davanti. Ok. A parte il KSG, è un'arma abbastanza facile e facilitata soprattutto da usare. E quindi io non mi incazzo se la usano normalmente. Ma chi si mette a usarla camperando fermo in un angolo, allora lì sì che mi incazzo, perché dico, cavoli raga, già è un'arma facilitata da usare, che quindi è facile, non ci vuole niente ad usarla. Se poi vi mettete a usarla camperando, ovvio che sclero. Comunque ragazzi, io adesso tutti questi discorsi sono a 17, quindi calmiamoci un attimo. Via, facciamo il giro largo, lasciamo morire in questo modo il compagno, non voglio morirci io. Camperiamoci qua, che arrivano, sì, oddio. Uno lo voglio prendere. Ok, non lo prendo e non voglio rischiare. Via. Pompa, via. Raga, in sta serie la sto giocando male, sta serie post Vsat. Davvero male. Infatti non ho fatto, tipo 3 kills, perché al di fuori, intanto i nemici quittano, al di fuori dello spawn che mi è cambiato in faccia, sono a 23 e non voglio morire. Sono dall'altra, siamo a 56, mi mancano 5 kills, no, 6. Ora, non dico ora 5, se no muoio sicuro.
Via. Non ho neanche più l'UAV, sono a mezza dal Visat. Oh Cristo. Brutale, dai. Ok. Sono a 27, ma ha fatto un colpo. Pelo quel cecchino che me lo ricordo fino a quando sarò vecchio. 28. Non failarla, midi. Nuclear in live! Nuclear nel road 200.000. Che culo, andiamo, va. Andiamo, che è proprio quello che ci serve. Proprio così veloce una... Proviamo a fare il flawless. Ok, 32-0 con Nuclear. Adesso andiamo a vedere di nuovo le statistiche. Abbiamo vinto 75-19. Cavoli, raga, che tensione! Che tensione! È venuto anche un video abbastanza corto, mi sa. 5 minuti, vabbè, ci sta. Nuclear in live, ce l'ho fatta. Quarto Nuclear in live per me. Mi scuso se ho usato la N, però, ragazzi, quando vuoi fare un Nuclear in queste circostanze, velocemente così, adesso ho anche iniziato la scuola, quindi il tempo per giocare è di meno. Dici, no, no, io il Nuclear lo faccio e uso la N, sti cazzi, dell'originalità. Andiamo a vedere quante kills abbiamo, anche se già prima l'avevamo visto. Ci si è aggiunto un Nuclear, ne ho fatti 40 su questo account, poi ne avrò più di 100 su altri account perché uso infiniti account io. E guardate, ho fatto più di 37 Nuclear fail. Andiamo a vedere un attimo le kills: 98.550, quindi più o meno 1.400 kills, che nel prossimo episodio e in quello dopo cercherò di finire. Quindi ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, se così vi invito a passare dalla pagina Facebook che trovate in descrizione. Sono davvero contento di aver fatto questo Nuclear, vi invito a lasciare un mi piace, un commento, se ancora non lo siete iscrivetevi al mio canale. Per oggi da Benino è tutto e bella, no, bella raga.